In Italia Andreatta emetteva buoni del tesoro al 22%. Per forza c'era l'inflazione al 20%. Ecco. Poi, siamo agli inizi degli anni 80, l'inflazione crolla. Anche attraverso un marchingegno tecnico che è il divorzio del Ministero del Tesoro dalla Banca d'Italia, cioè la Banca d'Italia non è più obbligata a comperare tutte le emissioni di titoli di debito del Tesoro. Ed è questo il motivo per cui cresce il debito pubblico. Ma perché? Perché se la Banca d'Italia non stampa moneta, ne stampa molto meno, e lo Stato continua a mettere fuori buoni del Tesoro, che sono come la moneta, finché le famiglie li comprano. Perché lo Stato continua a mettere fuori buoni del Tesoro? Perché i partiti sono diventati delle macchine clientelari, hanno bisogno di distribuire soldi. Per cui ci sono politici democristiani di seconda generazione che prendono il telefono, chiamano la Banca d'Italia, stampami tot miliardi, oppure chiamano il Tesoro, stampami tot bot. È così. E poi c'è il crollo morale, tutti sapevano che i partiti si finanziavano con le tangenti e nessuna indagine finanziaria e criminale arrivò mai a concludersi prima che crollasse l'URSS. Siccome il nuovo modello di capitalismo, che ripeto si afferma dapprima nell'anglosfera, poi lo importiamo in Europa dove lo rendiamo ancora più acuto, perché la deregulation l'hanno fatta gli europei, la libera circolazione mondiale dei capitali, che non era prevista dal modello di Bretton Woods, che è prevista dal modello, diciamo così, neoliberista, l'hanno fatta i leader politici delle sinistre europee, Mitterrand, Schroeder e in America Clinton. E questo capitalismo all'inizio, negli anni 80 e 90, è potentissimo, veniva chiamato turbocapitalismo, distrugge l'economia di comando comunista, che era un disastro di incapacità, di corruzione, di inefficienza. Gli americani vincono la terza guerra mondiale, la guerra fredda. Proprio massacrano completamente il modello comunista, tranne quello cinese. I cinesi sono abbastanza intelligenti da farselo loro, il loro capitalismo, invece che lasciarsi travolgere dall'inefficienza del comunismo. Ci pensa Deng a invertire la rotta, mettere la sordina a Mao e ai maoisti, alla banda dei quattro, e a far nascere il comunismo con caratteristiche cinesi, come si chiama ufficialmente. Il capitalismo americano spiana l'universo mondo, tranne la Cina, la Corea del Nord, e dice il modello è individualista. Questo è il punto fondamentale. Perché cosa c'entra la democrazia con tutto ciò? Ci siamo arrivati. Se la democrazia storica che abbiamo conosciuto come tale era una liberal democrazia o una socialdemocrazia costruita intorno a uno Stato che era garante del patto implicito fra capitale e lavoro e che dimostrava il proprio essere garante trasformandosi in Stato sociale, adesso lo Stato sociale gli van tagliate le unghie, e molto, perché costa, e noi non vogliamo sprechi. L'immenso ambito dell'economia pubblica va svenduto, come abbiamo fatto in Italia, smantellato. E tutto ciò, i partiti erano i soggetti politici fondamentali, espressione di una società divisa,
consapevole della propria divisione e consapevole del fatto che la divisione non doveva portare alla guerra civile. I partiti sono corrotti, li buttiamo via. Era vero, erano davvero corrotti. Li buttiamo via, comanda l'individuo. Per cui abbiamo un modello economico fondato sopra l'economia della offerta, cioè comandano le imprese. Un modello economico che ha come nemico l'inflazione e non la disoccupazione, un modello, diciamo così, culturale fondato sull'individuo e non sulle masse. All'individuo si dice sii te stesso, godi. Sono gli anni, naturalmente qui i giovani non capiscono quello che dico, gli anni dell'edonismo reganiano, una fortunata definizione di una fortunata trasmissione televisiva, gli anni dell'euforia, del turbocapitalismo, tutti potete diventare magnati del capitalismo. Lanciatevi nella lotta economica, no? L'avidità è bella. L'avidità è bella. Poi a un certo punto questo genera bolle speculative, pazzesche. Spendete, indebitatevi, va bene così, ce n'è per tutti. Guardate, questi erano ministri della Repubblica Italiana, non erano film. Indebitatevi. Gli italiani sono troppo poco indebitati, si devono indebitare. Poi naturalmente la bolla scoppia, perché gli americani prestavano dollari a gente che non li avrebbe mai potuti restituire, la bolla scoppia e ecco che la deflazione si fa con le cattive, con la distruzione di immense quantità di soldi virtuali. Ecco. Ed ecco che cambia il registro, rimaniamo tutti individualisti, però prima si diceva godi, cioè niccianesimo di massa, adesso si dice pentiti. Pentiti, ed ecco che arrivano i tedeschi, perché nel 1992 l'Europa, nel colmo dell'uragano della globalizzazione, capisce che le sue monete legate da un sistema troppo debole, il sistema monetario europeo, sono passibili di speculazione, e si inventa la moneta unica che entra in funzione 9 anni dopo. E la moneta unica è il marco tedesco, cioè è fondata sopra la stessa filosofia economico-sociale e politica del marco tedesco, cioè dell'ordoliberalismo. Ecco, per cui voi leggete il trattato di Maastricht, iterati ossessivamente fino al Trattato di Lisbona, e ci trovate che cos'è l'Europa? L'Europa è un'economia sociale di mercato altamente competitiva, che vuol dire l'Europa è fatta come la Germania, l'euro è fatto come il marco e se non vi va bene vi deve andare bene lo stesso. Ecco. Deflazione, grande moderazione salariale, non ci sono soldi, gli stati non li stampano più, hanno prodotto la sovranità monetaria, si produce per la esportazione, la domanda interna poca, meno ce n'è meglio è. Quello che conta è che la moneta sia forte. Bene, in tutto ciò il povero individuo non sa niente, non capisce niente. Ecco la crisi della democrazia. In una prima fase i partiti spiegavano agli individui quello che stava succedendo. Ciascuno glielo spiegava a modo suo. Vedi, ci sono i comunisti cattivissimi, se voti per loro mangeranno i bambini. Oppure, vedi, ci sono i capitalisti delinquenti, se voti per loro sarai povero. Gli spiegavano qualcosa in un qualche modo, più o meno raffinato. A un certo punto tutti hanno smesso di spiegare tutto. Nessuno spiega più nulla e l'individuo se ne sta lì, inebetito, prima a sentirsi dire godi e poi a sentirsi dire pentiti. E la linea è tu non puoi capire. Il tu non puoi capire significa, in questo mondo ci sono degli esperti che sono bravissimi e tu non sai niente perché devi stare zitto. I tuoi rappresentanti, attraverso i quali il popolo
assumeva su di sé la responsabilità politica, cioè va bene, io non so niente, però voto il mio rappresentante, il quale va in un luogo dove si rappresenta la sovranità del popolo modestamente, e lì viene fuori una linea politica che consente, sia pure in modo mediato, la rappresentanza è una mediazione, che consente in modo mediato ai cittadini di dire, beh, l'Italia va dove i cittadini in un qualche modo hanno voluto. Non siamo, ecco, questo è il punto fondamentale, la democrazia non è quello che per noi, quello che era per i greci, cioè il governo del popolo contro i ricchi, è il governo di tutti, che ha come obiettivo fondamentale la lotta all'autorità, cioè la lotta a un potere che non si giustifica, che non risponde di se stesso. Il potere deve essere trasparente, detto in un altro modo, la democrazia significa che un popolo all'ingrosso si governa da sé, cioè all'ingrosso capisce quello che sta succedendo. All'ingrosso capisce quello che sta succedendo perché lo sta facendo lui, i suoi rappresentanti, i suoi partiti, il governo che ha la fiducia del suo Parlamento. Insomma, capisci qualche cosa del mondo. Ecco, il risultato invece del neoliberismo e della distruzione dei partiti e dei sindacati, dell'individualismo fallace che è stato propagandato, della crisi interna al neoliberismo che consiste nel produrre bolle e nel farle scoppiare, oppure nel non produrre neanche una bolla perché ti tiene a stecchetto, modello tedesco, il risultato è gli individui se ne stanno lì annichiliti, messi nella condizione di doversi preoccupare di ciò di cui un tempo non si preoccupavano troppo, cioè mettere insieme il pranzo con la cena, trovare un lavoro per il figlio, eccetera, eccetera. Preoccupati di problemi materiali molto difficili. Ecco. E con la netta sensazione che il sistema politico giri a vuoto, cioè le cose che capitano, che non si capiscono, sicuramente non sono passate attraverso il vaglio del Parlamento, attraverso un'azione consapevole del governo. Che in parte è anche vero, la politica c'è ancora, non è vero che non c'è più, semplicemente non passa più attraverso le istituzioni della democrazia. Nessuno ha pensato di distruggerle, nessuno è così stupido da dire chiudiamo il Parlamento, farò di quest'aula sorda e grigia il bivacco per i miei manipoli. Ma per carità, ma che bisogno c'è? Basta trasformare il Parlamento in un votificio che vota delle cose che vengono direttamente da Bruxelles. Non c'è alcun problema. Le fonti, le forme della democrazia restano intatte, si va a votare, perbacco, il voto è libero, segreto e plurale, come no? Eleggete i vostri deputati, come no? Il governo ha la fiducia del Parlamento, come no? Allora cosa diavolo volete? È che tutto ciò non è più democrazia, ma è post-democrazia, come un libriccino di un professore che non credeva ai suoi occhi per la fortuna che ha avuto questo termine, Colin Crouch, che insegnava a Fiesole, tra l'altro. Io non credevo, dico, ci hai preso. Post-democrazia. Nessuno perde più il tempo a dire facciamo lo Stato totalitario, usciamo dalla democrazia. Ma per carità, basta svuotarla. Gli togli l'anima. E i cittadini o non vanno a votare o votano partiti, insomma, il cui contenuto propositivo è pari a zero, partiti la cui essenza è essere contenitori di rabbia e di frustrazione, giustificatissime, che tuttavia non hanno più nemmeno la forza di darsi una soggettività politica collettiva. E la crisi della democrazia non è venuto nessun cattivone a interrompere i processi democratici, è che il capitalismo va avanti per conto suo e se non trova una politica forte, non che lo spenga, per carità, che lo imbrigli, che, vogliamo dirla,
con una ingenuità di cui non mi vergogno, che attui quell'articolo della Costituzione in cui si dice che la proprietà privata è giustificata dalla sua destinazione sociale. Ecco. Se non trovo una politica che crede in ciò, ma quello va avanti per i fatti suoi, e va avanti come può andare avanti, cioè con crisi cicliche, come sta scritto in tutti i manuali di economia politica di questo mondo, di macroeconomia bisogna dire oggi, di questo mondo, cioè le crisi sono previste, incorporate nel sistema, fanno male ai capitalisti anche, fanno male a chi non è un capitalista molto di più. I soggetti oggi vivono in un mondo che non capiscono, in un mondo che non riconoscono come proprio. E questo, la causa di questo non sono degli intoppi delle istituzioni, dei malfunzionamenti delle istituzioni che ci sono e che tuttavia non basta, possono essere sanati da ingegneria costituzionale, ma non basta per nulla finché non si fa vedere. I cittadini non sperimentano che la politica cambia le cose, ecco, la politica cambia in modo evidente, sostanziale le cose, finché non capiscono questo, non lo vedono, cioè non è che lo devono capire perché sono stupidi, lo devono capire perché lo constatano, ecco, se non riescono a constatarlo, se nessuno glielo dice più. Se la politica si sposta tutto su problemi che un tempo si definivano sovrastrutturali, se nessuno più parla di lavoro, allora perché un cittadino dovrebbe essere democratico? Dovrebbe credere nella democrazia, andare a votare, prendersi il disturbo di andare a votare, leggere i giornali. Press, Parliament, Party, le tre P della fase liberale della civiltà occidentale, che non è stata, non doveva essere cancellata dalla democrazia, doveva essere incorporata e inverata nella democrazia. Press, Parliament, Party. La stampa, il Parlamento, il partito. Cosa c'è rimasto? I giornali praticamente non esistono più. Parlamento è un moncone reso tale da una politica populista che ha detto quanto costano questi qui? Bene, adesso li tagliamo via un terzo, così la smettono di portarci via dei soldi. I partiti sono una banda di delinquenti parassiti, via e via, via, via. Chi comanda in un mondo dove non c'è stampa, non c'è Parlamento, non ci sono partiti? Secondo voi i professori universitari? Ecco, secondo voi chi comanda in un mondo così? Il potere economico, il quale può anche suscitare un Fedez qualunque e farlo diventare maestro di coloro che sanno, certamente. La democrazia è una cosa seria. Vuol dire abitare un mondo del quale conosciamo le coordinate perché le stiamo facendo noi. È un sogno? Siamo sicuri di metterlo nel cassetto, questo sogno? Più o meno quello che voglio dire ve l'ho detto e vi ringrazio per l'attenzione. A livello di metodo il mio problema non è mai quello di dare speranze, né di togliere speranze, è di tentare di fare un discorso, dopodiché il livello della speranza non mi riguarda molto. Ma proprio a livello del discorso che è stato fatto da me è stato assolutamente diverso da quello che è stato prospettato ora. Cioè io ho detto l'Italia, grande classe politica durante gli anni dei 30 gloriosi, grande Costituzione, grande maturazione, strozzata da una serie di eventi fra i 69 e il 78, strozzata la democrazia italiana come tutte le democrazie dell'Occidente dal neoliberismo. Tutto lì.
per quanto riguarda la speranza, ho chiuso dicendo: siamo sicuri che la democrazia sia un sogno da chiudere nel cassetto? Per cui non ho per niente detto rassegnatevi. Ecco, cioè, solo per mettere i puntini su lei, perché mi capita spesso di essere interpretato come un pessimista, perché è molto facile fare gli ottimisti e parlare dei giovani del giorno d'oggi, che, dei quali grazie al cielo so poco, ma di fatto la democrazia non è una questione da giovani, se mi permettete è una questione anche da anziani signori quali io sono. Non penso che la politica sia finita, ho detto il contrario, ho detto badate, la politica c'è ancora più di prima, semplicemente non passa per le istituzioni, passa per altri canali e questo non è democratico, siamo sicuri che ci piaccia? Ecco, se uno dice sì, ci piace, allora è rassegnazione. Ma non sono stato io a dirlo. Ecco, no, solo puntini sulle i anche per una, come dire, igiene del discorso. Ecco. Non ho detto io che le classi politiche italiane sono deficienti, perché Fanfani non lo era, Moro non lo era, Togliatti non lo era. Ecco. Non ho detto nemmeno che siccome abbiamo avuto delle buone classi politiche in passato, oggi siano buone. È così falso che oggi siano buone che per uscire dal disastro abbiamo dovuto prendere un banchiere. Per carità, che fa benissimo il suo mestiere, ma avessimo una classe politica buona, lui farebbe il banchiere e i politici comanderebbero. Ecco. Mi sembra che questo non sia un gettare nella disperazione il mio prossimo, però anche dire che ciò non è vero, ecco, francamente a livello scientifico non me la sento. Grazie professore, non so se l'hai capito, ma sei stato chiamato in causa. Credo di essere stato io il fattore depressivo principale. Posso solo accampare a mia parziale, ho la compagna psicologa, prendo una percentuale nei pazienti depressi che vanno da lei e quindi cerco di contribuire come posso a diffondere un pessimismo esistenziale. Peraltro c'è da dire che, ed è una cosa che magari noi stessi stasera metteremo in campo, per usare questa espressione, che l'Italia ha qualcosa di meraviglioso, ne ha tante di cose meravigliose, adesso non cadiamo, però se c'è una cosa meravigliosa dal punto di vista, io credo, anche democratico, è la tavola. Noi ci ritroveremo a tavola, sceglieremo con cura un ottimo vino probabilmente e questo potrà forse portarci a delle considerazioni anche più benevole nei confronti di quello che tutto sommato è il bel paese. Ma lo dico senza ironia, nel senso è per dire che, e qui è l'unica cosa, tra virgolette, seria che dico in questo secondo intervento, ci metto 30 secondi, il titolo dell'incontro di stasera, Una democrazia fragile, evidentemente ci spingeva ad avere un occhio critico nei confronti dell'Italia e quindi metterne in evidenza gli aspetti positivi forse non era il compito che ci era stato dato, credo che posso dire questo. Dall'altra parte prendo atto del fatto che noi oggi appunto viviamo in un paese che è dovuto ricorrere a un banchiere per governarci, peraltro con risultati che sono già sotto gli occhi di tutti, perché sta aumentando tutto, sta avvenendo un'inflazione che mette tantissime persone in uno stato di disagio esistenziale, altro che la depressione. Qui si rischia di non avere di che mangiare ben prima della seconda settimana o terza settimana del mese. E peraltro siamo anche l'unico paese dove a una crisi economica o a una crisi epocale, come è stato giustamente detto, dopo l'89, eccetera, eccetera, siamo l'unico paese in cui si è provato anche a reagire con il populismo più sfrenato. Si vedano i nuovi partiti politici che sono comparsi in Italia, insomma. E questo non ci lascia ben sperare. Ecco, io non vorrei veramente aver contribuito alla depressione di nessuno e a far andare a casa persone più tristi, però dobbiamo anche prendere atto di problematiche oggettive che sono sotto i nostri occhi, credo. Grazie a Simona Collarissi, Carlo Galli e a Paolo Ercolani, grazie a tutti voi e al prossimo appuntamento. Siamo riusciti a rispettare il nostro...